con Giulio Rizzon, una partita gagliarda, peccato per la sconfitta, però un Como che ha voluto lottare dall'inizio alla fine. Sì, sicuramente, ma come ho già espresso più volte nelle interviste post-gara, sappiamo che noi non molliamo mai. Dispiace comunque aver dato sì del filo da torcere a una corazzata come la Roma, che è andata ai quarti di Champions League, che è prima in classifica, con una rosa sicuramente forte. È un peccato non aver portato a casa un pareggio che alla fine credo sia stato, cioè, sarebbe stato il risultato migliore, penso, per il gioco espresso in campo. Non mi vergogno a dirlo, ma credo che sia stata una partita equa, almeno per quello che abbiamo visto in campo. Poi sicuramente il valore della Roma è un valore più alto, però se dovessimo statisticamente dire il risultato di questa partita sarebbe stato un pareggio. Ovvio, il calcio non è così, quindi testa alla prossima partita. Grazie. A voi. Con Lucia Pastrenge al termine di Como-Roma, forse qualcosa è mancato, ma il Como ha tentato di giocare per tutta la partita. Sì, è stata secondo me una partita equilibrata perché ce la siamo giocate. Purtroppo abbiamo subito un gol molto duro, che secondo me non ci meritavamo, e credo che un pareggio sarebbe stato giusto perché abbiamo giocato fino alla fine, abbiamo dimostrato che questo Como può fare grandi cose. E quindi subito testa bassa, settimana di lavoro e pensiamo alla prossima. Sì, sì, è sempre così, ogni settimana cerchiamo di focalizzarci sulla partita della domenica e la prossima è il Sassuolo e dobbiamo assolutamente prendere i 3 punti. Grazie. Grazie a voi. Come riampicchi una partita equilibrata, il Como in campo c'è stato e si è visto. Sì, è stata una partita abbastanza equilibrata, sapevamo che loro erano una squadra forte, prima in classifica del nostro campionato, però abbiamo provato a fare la nostra partita, abbiamo preso collo sul nostro errore di costruzione, il nostro gioco è sempre quello, cerchiamo di costruire dal basso e delle volte veniamo penalizzate per questo. Ci dispiace, c'è tanto rammarico perché potevamo strappare qualche punto, però andiamo avanti. E poi c'è rammarico sì, ma anche la considerazione che il Como può stare, giocarsi dalla pari con la Roma. Sì, certo, l'avevamo visto anche nelle altre partite, che comunque siamo una formazione che con le grandi sa stare in campo, sa imporre il suo gioco e sa quali sono i punti deboli delle squadre avversarie, perché prepariamo bene le partite e possiamo far male all'avversario. Oggi ci è mancato, non lo so, forse un pizzico di lucidità e quel gol adesso lo paghiamo tanto. Grazie. Grazie a voi.